Cosa vi viene in mente pensando al vostro 18° compleanno? Lo so, si possono fare tante cose, però ricordatevi questa domanda e soprattutto le risposte perché poi ci tornerò. Intanto vi racconto una storia. Un giorno stavo parlando con un mio amico, maggiorenne, e gli chiesi così per caso se lui fosse un donatore di sangue. Lui mi guardò come se avessi chiesto qualcosa di strano e mi disse che no, non lo era. Allora, insistendo, gli chiesi: ma come mai non vai a donare? Sei maggiorenne, sei in salute. E lui mi guardò ancora più strano e mi disse che anche se avevo un centro donazione a casa, cioè vicino a casa, non aveva mai pensato di andarci. Io ho una discreta familiarità con questo argomento perché tutta la mia famiglia dona o ha donato e pensavo che fosse così per tutti quanti, però in realtà mi sono accorta che non è così. E oggi proverò a farvi capire quanto in realtà sia di vitale importanza. Il sangue è una componente fondamentale, essenziale per la vita umana e tutti i suoi elementi non sono riproducibili in laboratorio. Questo vuol dire che il sangue può essere ottenuto solo con altro sangue. Quindi si pensa che si abbia bisogno di sangue solo dopo eventi naturali, catastrofici, guerre, qualsiasi cosa che provochi molti feriti, però in realtà non è così. Si ha bisogno di sangue tutti i giorni perché negli ospedali ci sono giornalmente interventi che hanno bisogno di trasfusioni. Il mio primo ricovero fu quando avevo poche settimane di vita e dopo un po' mi diagnosticarono una malformazione delle vie biliari. E quindi fui sottoposta a un'operazione che però non funzionò perché la mia bile aveva già danneggiato il mio fegato e quindi si rese necessario un trapianto di fegato. Ora, per fare un trapianto di fegato c'è ovviamente bisogno di molto sangue e per fortuna quando toccò a me il sangue bastò. Però per avere un trapianto d'organo bisogna aspettare mesi, a volte anche anni, in lista d'attesa. Ora, immaginate di aver bisogno di un trapianto d'organo. Arrivate in ospedale perché vi hanno chiamato, l'organo è disponibile, però venite rimandati a casa perché sì, c'è l'organo, però non c'è sangue. Ecco, considerando che donare è veramente facile, cioè io penso che sia inaccettabile. Ora, per farvi capire quanto sia veramente facile, vi proverò a far vivere l'esperienza che la gente che ha dato il sangue, che poi è stato usato per me, ha fatto. Vi presentate al centro donazioni, fra l'altro per alcuni lavori si può chiedere il permesso di un giorno proprio per andare a donare, quindi si può fare anche in qualsiasi giorno della settimana. Vi presentate, vi fanno accomodare e in circa 10 minuti avete finito. Vi vengono prelevati circa 450 ml di sangue, che potrebbero sembrare tanti, ma in realtà il corpo è perfettamente in grado di far fronte a questa mancanza. E dopo il prelievo verrete fatti accomodare per un po' di minuti per vedere come reagite alla donazione. Solitamente viene anche offerto qualcosa da mangiare. E quindi niente, dopo 10 minuti la donazione è fatta e potete andare via tranquillamente. Ovviamente per donare ci sono dei prerequisiti. Bisogna essere maggiorenni, bisogna pesare almeno 50 kg, non bisogna essere sotto una terapia che prevede la regolare assunzione di farmaci, perché avere del sangue con dentro un farmaco equivale a trasmettere anche il farmaco al ricevente e questo potrebbe avere cioè potrebbe portare gravi danni al ricevente. E per lo stesso motivo non bisogna essere malati di qualsiasi malattia infettiva, perché appunto donando sangue infetto si trasmette anche l'infezione. Con il presidente dell'AVIS Saverio Taglioni di Ancona, ho scoperto che le Marche, cioè la regione in cui vivo, hanno molta disponibilità di sangue perché ci sono molti donatori e infatti molto spesso diamo sangue a regioni che non ne hanno abbastanza. Però c'è un grandissimo gap generazionale. Questo cosa vuol dire? Che i donatori fra i 40 e i 60 anni sono molti, sono la maggior parte. I donatori fra i 30 e i 40 sono il numero minore e i donatori fra i 18 e i 30 sono veramente quasi inesistenti. Questo cosa vuol dire?
Ogni associazione pone un limite d'età dopo il quale non si può più donare per ragioni di salute. Quindi fra poco le Marche saranno in grave difficoltà perché non ci sarà abbastanza sangue per tutti. Quindi sta a noi giovanissimi informarci, invitare gli altri a donare, donare noi stessi appena sarà possibile, perché solo così potremo dare un futuro alle persone come me.